bella che guarda il mare, la 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 la, aspetta il suo cavaliere, la 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 la. Siamo nel comune di Carrara, che da ieri è ufficialmente occupato e autogestito, per chiedere le dimissioni del sindaco, della giunta e di tutta la giunta comunale di Carrara, perché per negligenza, sono stati troppi casi appunto di negligenza da parte della giunta, il crollo della palazzina sul fiume Carione, il crollo del Politeamare Benagibile, l'alluvione del 2009, l'alluvione del 2012 e quest'ultimo del 2012 e quest'ultima alluvione. Noi la cosa che chiediamo oggi sostanzialmente di mandare a casa questa giunta, perché è una giunta negligente e incompetente. Da ieri che siamo qua, che ci siamo fatti carico appunto di cercare di cambiare le cose, perché è anche un momento storico difficile, nel senso che Carrara è già stata una zona fortemente depressa prima della crisi, ora lo è ancora di più, ed in più ci sono questi eventi che non possiamo più considerare straordinari, sono ormai una norma, e che è stato certificato che è stato impedito il deflusso naturale a valle, al porto, e non entro nel merito perché poi ci sarà una commissione tecnica, però cioè quello che noi proprio ci sentiamo di dire è che a un certo punto, dopo tutto quello che è successo, ci vuole un'assunzione di responsabilità da parte del sindaco e della giunta. I cittadini la stanno chiedendo a gran voce, questi eventi sono successi in varie città in Italia, però qua noi stiamo facendo un passo in più, stiamo dicendo basta, basta qua a Carrara e forse basta a Catena anche in Italia. Forse sono una sognatrice, ma io spero in un effetto domino, spero che qua stia succedendo qualcosa che faccia finalmente risvegliare la coscienza delle persone, che ci faccia sentire nuovamente vogliosi di partecipare.